Marcello, forza Juve. Forza Juve fino alla fine, ciao Marcello. Siamo noi, siamo noi. I campioni dell'Italia siamo noi. Allora, un abbraccio a tutti voi. Siamo usciti, c'era poca gente in giro, allora ho detto andiamo a casa, vediamo i festeggiamenti di Torino, facciamo il video per il Topland e facciamo il video fuori, facciamo vedere anche il Castel Monforte, facciamo il video sul balcone, perché oggi è stata una bella giornata. Allora, questa stagione com'è andata, Andrea? Quali sono i momenti salienti? Quello che l'inizio di Dybala. Il primo campionato con la VAR, un inizio di Dybala strepitoso. Giocatore magnifico. Dopo. È finito crescendo. Cioè, la fine stagione io l'ho visto, lo vedo molto meglio. Così poi sta. Adesso sembra in una grandissima forma. Poi? Dopo il gol contro il Bologna. Sì, ma l'avevamo detto, però va bene. Dopo c'è stata la partita di andata, che abbiamo vinto con il Napoli e la andate partita ritorno. Di ritorno che abbiamo perso, ma è una partita che ci ha dato la carica, anche se ci siamo spaventati noi tifosi, ci siamo spaventati, loro invece si sono caricati. E poi vabbè, la vittoria contro l'Inter, snodo fondamentale. Sarri e il Napoli hanno perso lo scudetto in albergo. Hermes, credo, ho sentito che si sta attivando per ritrovarlo. Io non credo che lo ritrovano con tutti quei napoletani che stavano in giro. Scusate la battuta. Allora, poi io volevo dire un'altra cosa. Altro momento saliente, anche se diciamo ci ha fatto male, ci ha tolto delle forze anche a livello psicologico per il campionato, è il momento di Madrid. Però la partita di Madrid, nonostante tutto, ci ha dato una consapevolezza importante. Che noi in Europa possiamo veramente spaccare. Con qualche ritocco, Presidente, faccia uno sforzo in più, perché questa Juve può diventare la Juve più forte di sempre. Dopo 7 scudetti, 4 colpe consecutive, 2 Champions, torniamo a vincere quella Coppa. Ma veramente, io sono convinto che basta poco. Allora, Buffon è un addio che dispiace a tutti, anche se lo ringraziamo e pensiamo che la leggenda di Buffon, la grandezza di Buffon, forse avrebbe giustificato anche qualche panchina in più. Però ormai in società è in atto un cambiamento, si erano attivate una serie di cose, Szczesny, e quindi tornare indietro, chiaramente Buffon non credo possa rifiutare tutti quei soldi, e magari fa esperienza e tornerà a fare il presidente della Juve. Io dico che comunque noi dobbiamo solo ringraziarla Buffon, una leggenda. Oggi quando è uscito dal campo un po' di lacrimucce sono scappate pure da queste parti. Forza Juve, fino alla fine! Siamo noi, siamo noi!